direttore della BCC di Giampaolo, immancabile cena di fine anno per scambiare gli auguri e per fare il punto sulla solidità di questo istituto di credito. Ogni fine anno ci ritroviamo in questa bella iniziativa, che dimostra come sia forte il legame tra i soci, la nostra banca e tutto il territorio. Questo è un anno importante, un anno storico, perché è l'anno nel quale è stato fondato il gruppo bancario cooperativo, che per ragioni della riforma impone a tutte le BCC di aderire. Noi abbiamo aderito al gruppo ICCREA e entriamo nel gruppo ICCREA con tutti i semafori verdi, cioè con tutti quegli indicatori che ci fanno assicurare la piena autonomia, pur facente parte del gruppo, un'autonomia che noi spenderemo sul territorio per dare quelle risposte, come abbiamo sempre fatto, che il territorio richiede. Noi siamo insieme al territorio e spendiamo molto per poter essere vicini alle persone che meno sono fortunate. Le banche locali come le nostre riescono anche nei momenti di difficoltà, come la crisi che c'è stata dal 2008, a continuare a fare credito a quella parte dell'economia e del popolo che ha meno la possibilità di rivolgersi alle grandi banche. Le BCC sul territorio io credo siano fondamentali, forse non tanto nelle grandi città quanto nei comuni e nei paesi più piccoli. Gli ultimi dati dicono che in 500 comuni italiani le BCC sono l'unico sportello bancario rimasto, perché lì dove molte banche smaterializzano e se ne vanno e chiudono filiali, le BCC resistono. Questo vuol dire una banca che si relaziona con le persone, che cerca di stare al cuore, di non semplicemente vendere prodotti ma accompagnare processi di sviluppo, e noi sappiamo quanto oggi in Italia abbiamo bisogno di processi di sviluppo. È importante che ci sia una gestione sana, oculata, che ci siano controlli. In questo, anche se in maniera difficile, l'autoriforma che le BCC hanno fatto per presentarsi anche davanti all'Europa come un qualcosa di più compatto sia importante, perché c'è bisogno di sani controlli, di una gestione fatta bene, e c'è bisogno che il profitto non sia l'unico obiettivo, ma su questo mi sembra che le BCC siano attente.